Ciao a tutti, mi trovo in Finlandia e negli ultimi video ho parlato di infinito, infinitesimi, di come la nostra mente faccia fatica ad immaginare queste entità. E questa volta vorrei provare ad arrivare un po', non dico una conclusione, ma almeno un punto che dovrebbe essere più non dico più comprensibile, ma forse più interessante forse per molti di voi, che è la cosmologia. Ovvero tutte le teorie, le ipotesi che stanno alla base che cercano di spiegare come si è formato il nostro universo, come è nato. I cristiani, di cui anch'io faccio parte, credono che l'universo sia stato creato da Dio. I non credenti hanno un po' difficoltà ad accettare questa idea, non solo perché non credono, ma la trovano bizzarra perché si immaginano. Provano ad immaginarsi questo Dio che è sempre esistito e che a un certo punto fa tac e crea l'universo. È difficile da immaginare in effetti questo Dio che è sempre esistito. Io però in questo video volevo far presente che anche le teorie scientifiche, almeno per me, sono molto difficili da immaginare, perché il Big Bang è questa massa di energia che a un certo punto esplode e si espande nell'universo, si espande formando l'universo. D'accordo, allora il Big Bang è lo scoppio di questa massa di energia che è sempre esistita. Cioè, anche qui abbiamo questa massa di energia che è sempre esistita e a un certo punto esplode. E allora la domanda è, ma perché ha deciso di esplodere proprio in quel momento? Se era da un'infinità di tempo che era ferma, immobile, a un certo punto esplode, c'è qualcosa di strano. Una teoria che mi piace di più, diciamo che il Big Bang dal punto di vista scientifico è la teoria più accreditata. Ci sono molte questioni aperte, però diciamo. Più o meno tutti gli scienziati sono concordi nel dire che il Big Bang c'è stato. Il problema magari è decidere cosa c'è stato prima. Allora, una teoria che a me piace è quella che dice che il Big Bang è praticamente ciclico, ovvero che il Big Bang è avvenuto un'infinità di volte, ogni volta c'è questa massa di energia che esplode, si espande, dà vita all'universo, continua ad espandersi, a un certo punto inizia invece a comprimersi e a ritornare ancora a ricadere in questa massa di energia che dopo esploderà ancora. Perché è più bella questa teoria? Beh, perché, come dicevo nei video precedenti, il concetto di infinito, uno dei pochi modi in cui possiamo immaginarlo, è come qualcosa di ciclico. Allora, quando c'è qualcosa di ciclico, è molto più facile per noi immaginare che questo è sempre esistito. E quindi è più bello pensare a questa teoria del Big Bang ciclico. Però anche qui il fatto di pensarlo ciclico è solo diciamo, ci aiuta un po' ad immaginarlo, ma non elimina il problema a livello mentale, che noi non riusciamo a vedere questo infinito. Cioè, vedendolo ciclico noi riusciamo a vederne un pezzettino. Però comunque resta il concetto che c'è questa cosa che è sempre esistita. E a livello concettuale non c'è una grande differenza tra dire che è sempre esistito Dio e dall'altra parte dire che è sempre esistito l'universo con le sue fasi di contrazione ed espansione. A livello concettuale è la stessa cosa, abbiamo in ogni caso qualcosa che esiste da sempre. Questo era quello che volevo dire. In pratica, la difficoltà, almeno per me, ma immagino sia una cosa abbastanza diffusa, la difficoltà di immaginare qualcosa di infinito è la stessa, cioè è difficile per me immaginare all'universo, che è sempre esistito, sotto forma di Big Bang o di universo espanso. Dall'altra parte è ugualmente difficile immaginare
al Dio che è sempre esistito. I concetti sono sullo stesso piano. Diciamo che dal punto di vista scientifico chiaramente non ci sono prove sul fatto che Dio esista, quindi non c'è bisogno dell'esistenza di Dio per spiegare l'universo scientificamente. Però una volta che è l'universo infinito, se anche di fianco ci aggiungi il Dio infinito, non aumenti la difficoltà concettuale. Hai uno, ne aggiungi un altro, sono da passare a uno a due, molto facile. Ecco, questo era quello che volevo dire oggi. Buona giornata a tutti. Vi mostro un attimo il verde attorno a me. Buona estate se ancora c'è da voi. Ciao ciao.